Salve, benvenuti al nuovo appuntamento di Ci Prendiamo un Caffè. Oggi abbiamo un grandissimo ospite, siamo contenti di averlo tra i nostri primi intervistati per la puntata numero 7. Abbiamo il maestro Gaspare da Brescia. Che cosa significa essere artista oggi? Essere artista oggi è semplicemente vivere l'attualità, constatare ogni giorno le cose che ti stanno intorno e viverle con sapienza, prendendo il massimo di quello che il luogo dove vivo adesso ti dà. La consapevolezza. Quello che si denota in questa arte che proponi, soprattutto quando sei fuori, è il forte attaccamento alla tua terra. Ci puoi spiegare che cosa significano queste radici per te? Allora, l'attaccamento, più che attaccamento, è una condizione che vivo ogni giorno, è una scoperta, cioè ogni giorno avverto che ciò che esprimo è parte di me stesso, quindi riconosco ogni giorno ciò che sono attraverso le cose che vivo, attraverso i materiali, attraverso la storia, la cultura di Crotone, quindi in qualsiasi posto che sono sempre legato alla mia origine, alla mia condizione, al mio archetipo. Uno dei dibattiti odierni è la ricerca oggi del senso della bellezza. Siccome la bellezza è un tema che ti sta molto a cuore, lo porti avanti da quando praticamente hai cominciato la tua carriera viaggiando per il mondo. Noi vorremmo capire più che altro qual è la tua posizione in questa ricerca e perché bisogna saperla cercare, questa bellezza, che poi non si può ridurre a un semplice termine estetico. La bellezza esiste, è una condizione dell'uomo, dell'universo, del tutto il mondo visibile e invisibile. Basta solamente imparare a riconoscerla, a capirne le sue vibrazioni, il suo colore, la sua forma. Va scavata, cercata, coccolata, amata. La bellezza è una parte della contemplazione del mondo, non è solo il mondo, perché poi alla fine è l'amore che sovrasta su tutto. Il tuo rapporto con la spiritualità? È mansueto, cioè non la cerco, cerco di con mansuetudine di viverla ogni giorno attraverso il lavoro e la preghiera. Io per esempio lavoro e prego costantemente, anche mentre lavoro. Quindi la spiritualità è la cura, è il nutrimento dell'animo. Noi ci nutriamo col corpo, ma ci nutriamo anche con lo spirito. E lo spirito si nutre attraverso la preghiera e il lavoro. Come il lavoro può essere il miglior messaggio, o meglio, il messaggio di risposta a un mondo che oggi sembra più cieco rispetto ad altri tempi? Allora, il lavoro riscatta, la parola più consueta è il lavoro nobilita l'uomo, però in realtà dietro questa parola c'è questo. Il lavoro è l'opportunità dell'uomo per partecipare alla creazione del mondo. Cioè il buon Dio non ha creato il mondo e l'ha finito, lo crea ogni giorno e costantemente. L'uomo ha questa fortuna che attraverso il lavoro partecipa alla creazione del mondo. Quindi io mi impiego, come ti dicevo prima, con mansuetudine nei confronti del mio padrone e partecipo nel miglior modo possibile, quotidianamente, ogni giorno al lavoro per la creazione del mondo. In realtà lavoro per una città di Dio, non per una città degli uomini. Il lavoro è la possibilità per me di confrontarmi intanto con questa terra, riconoscermi, come dicevo prima, attraverso la bellezza e per la bellezza, e attraverso il lavoro costruire il rapporto con gli altri e costruire anche economie. Quindi è partecipazione anche, non è solamente profitto, partecipazione, creatività, bellezza e via dicendo.
Questa è l'unica risposta che possiamo dare, posso dare a questo mondo, no? A questo luogo dove vivo, a questa realtà che vivo costantemente. Io voglio concludere con una domanda, perché in Calabria pochi sanno, anche se è stato abbastanza diffuso, che tu hai realizzato questa enorme scultura di Papa Giovanni Paolo II, di cui una copia in piccolo è finita direttamente al massimo capo del Vaticano, che sarebbe il Papa. Ma io ho vissuto 35 anni a Roma. Poi sono stato per 5 anni in un altro luogo, in Sardegna, attraverso un lavoro che mi sembrava un lavoro semplice, fare una statua di un grande papa, però era un lavoro e basta. Finito il lavoro, pensavo tutto fosse terminato. Invece dopo un anno, Sua Eccellenza Tanassini fece un pellegrinaggio apostolico a Roma, dedicato a Pietro e a Paolo. E mi disse: guarda che alle 8:40 ti devi presentare davanti alla porta di Sant'Anna, perché saremo ricevuti dal Cardinale di Stato prima e dal Santo Padre in udienza generale, perché era un mercoledì, direttamente dal Sommo Pontefice. La cosa lì per lì mi è sembrata bella, e anche perché era l'occasione per ritornare a Roma. Però invece, quando sono arrivato, attraversare la porta di Sant'Anna significa entrare da un'angolazione diversa. Sono entrato, sono risalito le scale della segreteria di Stato, ho attraversato secoli di cultura, bronzi, affreschi meravigliose, stanze che si aprivano. Cioè la scenografia era da film quasi, no? Poi da una stanza grande, da un salone molto grande, appare il Cardinale, Sua Eccellenza Bertone, e semplicemente c'è un incontro, diciamo, amichevole, no? Lui ha in dono una copia del Santo Padre in piccolo, e la mia gioia è che, senza aver progettato, pensato, nemmeno desiderato tanto, mi sono ritrovato davanti al ministro, diciamo, del Vaticano, no? Il quale ha voluto sapere tutto, anche se in breve tempo, perché il loro tempo è preziosissimo, date gli impegni che hanno, ha voluto sapere completamente come era andata la cosa. Quello che gli è piaciuto di più era gli è piaciuto, non solo gli è piaciuto, mi ha gratificato del lavoro, no? Dicendomi che era una delle più belle cose che avesse visto intorno e per Giovanni Paolo II. E quindi è stato per me come una benedizione a continuare sulla strada, e continuerò ancora. Noi ti ringraziamo di essere stato tra di noi, naturalmente avremo modo di approfondire altri argomenti, perché insomma questa intervista vuole essere solo semplicemente un'introduzione per conoscerti sotto alcuni aspetti. Però in realtà Gaspare da Brescia è un artista, è un uomo che abbraccia tante cose, tante esperienze, e quindi avremo modo di incontrarci. Grazie, grazie. Un saluto alla CN24. Sì, grazie. E a te. Grazie. Ciao. Arrivederci.